Buongiorno a tutti, benvenuti a un altro appuntamento di Un caffè con la microbiologia. Oggi abbiamo un'intervista particolare. La nostra autrice Serena ha chiesto di poter intervistare la professoressa Conti, che è una docente dell'Università di Pisa, che sta seguendo un bellissimo progetto che si chiama FedKiko, mi corregga se sbaglio, ed è un progetto innovativo di economia circolare che prevede quindi l'utilizzo di un diptera, cioè di una mosca, su rifiuti freschi per generare un packaging innovativo, diciamo, con l'aggiunta miscelato con oli essenziali e l'introduzione poi di sensori che ne vanno a misurare all'interno del packaging, quindi nell'alimento, la deteriorità o meno, quindi a controllare la shelf life. Io forse sono stato molto, come dire, molto breve, magari avrò detto anche qualche imprecisione. Professoressa, vuole introdurre il progetto? Sì, il progetto l'ha già detto lei in maniera molto, molto sintetica, anche se l'originalità, diciamo, di questo progetto non è tanto il fatto che riguarda il chitosano, cioè questo polimero organico che viene ottenuto dalla chitina dei vari artropodi, come per esempio dei gamberi, quello commerciale viene estratto dai gamberi, quello che si trova in commercio, che è appunto anche commestibile, è estratto da gamberi. Il chitosano è una molecola molto interessante, molto importante, che è già nota, è utilizzato in agricoltura per indurre nelle piante la biosintesi di alcuni metaboliti come le fitoalessine, che inducono nelle piante una risposta difensiva contro i funghi, contro vari attacchi batterici, prevalentemente funghi. Quindi è una sostanza il cui utilizzo in agricoltura è già normato a livello europeo, è autorizzato in agricoltura biologica contro i funghi patogeni. Il chitosano poi ha anche applicazioni, diciamo, mediche, perché viene utilizzato come un integratore nell'alimentazione umana, perché nelle diete ipocaloriche sembra in grado di ridurre l'assorbimento intestinale di alcune sostanze come il colesterolo e i trigliceridi, quindi prevenendo dismetabolismi, conseguenze aterosclerotiche. Quindi è un polimero già noto per le sue attività benefiche. E questo, diciamo, è il primo aspetto, quindi perché non utilizzarlo anche nel packaging, visto che sul web ci sono già dei tentativi di estrusione in pellicole, contenitori, cose di questo tipo. Però c'è l'altro aspetto interessante di cui lei ha fatto cenno, che è l'uso di oli essenziali. Io sono di formazione entomologa, laureata in scienze agrarie di formazione entomologa, e da sempre lavoro su quelle che sono le soluzioni alternative per il controllo degli insetti dannosi. Da oltre un decennio lavoro su questi oli essenziali, che sono dei composti volatili che, oltre ad avere tutte quelle attività benefiche, anche ancora una volta note, che sono antibatterici, antifungini, vengono utilizzati come integratori alimentari e così via, hanno anche un'attività anti-insetto, perché sono tossici a certe dosi, repellenti a dosi più basse. Diciamo che l'originalità del progetto è il connubio fra queste due sostanze, perché il chitosano già si sa che svolge nei confronti dei cibi freschi un'azione protettiva, quindi aumenta la shelf life, però la possibilità di addizionarlo con oli essenziali dovrebbe teoricamente aumentare queste caratteristiche, svolgere un effetto sinergico. E questo è, diciamo, il nostro obiettivo, verificare questa possibilità, con la finalità di aumentare, comunque prolungare ancora di più la shelf life dei prodotti freschi, ovviamente. Sì, no, è un progetto interessantissimo, professoressa. La ringrazio davvero per metterlo a conoscenza del nostro pubblico.
Non l'abbiamo detto, però FEDKITO in realtà è un acronimo, vuol dire appunto Fresh Food Sustainable Packaging in the Circular Economy. E appunto il concetto interessante è proprio caratterizzato dalla possibilità di utilizzare una molecola che è il jolly di questo progetto in un progetto circolare, no? Che alla fine trova diversi riscontri positivi nella sostenibilità della catena alimentare e non solo. E io avevo una curiosità appunto riguardando, riferendoci a questa molecola che è appunto la molecola fortunata, no? Di questo progetto. Come è nata appunto l'idea, la fortuna del chitosano appunto estratto da un semplice insetto. Immagino appunto che ci siano stati degli studi, delle basi scientifiche previe su cui il vostro gruppo, diciamo che ha puntato la propria ricerca, no? Sì, dunque, il topic dell'argomento della nostra ricerca gliel'ho già accennato, riguarda prevalentemente gli oli essenziali. Noi lavoriamo per trovare delle soluzioni alternative ai trattamenti chimici. Le faccio un esempio, giusto per capire meglio. Alcuni insetti sono particolarmente dannosi in pieno campo, ma altri, moltissimi, sono dannosi anche in post-produzione. È il caso, per esempio, della Pyophila casei, è un dittero che attacca le carni in stagionatura. Le carni che vengono lavorate, se negli ambienti in un prosciuttificio ci sono questa specie di insetto, depone le uova a livello della femorale e quindi la carne che viene poi stagionata viene assolutamente deteriorata. Le uova si sviluppano, le larve si sviluppano all'interno e il prosciutto è incommerciabile. Questo tipo di problematica viene risolta in una maniera assolutamente non autorizzata con i trattamenti chimici. Quindi noi quello che cerchiamo di fare, cerchiamo di lavorare con gli oli essenziali per trovare il sistema di tenere lontani queste mosche dagli ambienti di lavorazione, quindi creando un effetto, diciamo, aerosol con queste sostanze all'ingresso dove i camion scaricano e quindi dove potrebbero entrare le mosche. Su questo abbiamo già una competenza e delle numerose pubblicazioni in merito. Il chetosano è una queste molecole che potrebbe servire a tenere lontano gli insetti. Noi l'abbiamo sperimentato per esempio, nella creazione di un coating per i semi che devono essere mantenuti stoccati prima della semina per proteggerli contro l'attacco degli insetti. E abbiamo visto che in effetti, soprattutto se addizionato con oli essenziali, funziona. Quindi l'idea è venuta da questa. Da una sinergia che si crea tra il chitosano e l'olio essenziale nella protezione. Certo, È questo chiaro che ci perché. sono tutta una serie di problematiche che andranno risolte. Gli oli essenziali hanno un odore molto particolare, molto acuto in certi casi, quindi bisognerà trovare, e ecco perché ci sono delle competenze nel progetto in tal senso, dei panel di esperti che valuteranno qual è l'odore più compatibile per quel determinato tipo di alimento. Che ne so, la cannella per la mela, il pepe per la carne, il mandarino per la frutta fresca, cioè, e quindi combinando tutte queste competenze si potrebbe ottenere un prodotto che in effetti protegge in post raccolta, in post produzione.
e soprattutto non spaventi il consumatore, perché alla fine si tratta di un prodotto totalmente Naturale. biologico, naturale e per di più con odori che possono anche in qualche modo favorire, no, il consumo. E poi la cosa originale di questo progetto è l'incorporazione nel packaging di biosensori, quindi di biosensori elettrochimici che saranno allo stesso tempo collegati ad uno smartphone per in qualche modo valutare il grado, no, di livello di qualità e del cibo, no, che è Sì, involto in questo imballaggio. di quest'aspetto se ne occuperanno due unità operative, che sono una è la professoressa Michelini di Bologna e l'altra l'unità operativa che si trova in Marocco, che tra l'altro collabora strettamente proprio con l'Università di Bologna. Questi sensori saranno delle cose molto semplici, anche in carta, che consentiranno di monitorare in tempo reale la qualità e la sicurezza degli alimenti freschi, sia durante lo stoccaggio che durante il trasporto, che proprio al momento che nella vendita. E l'utilizzo appunto di questi smartphone consentirà il rivelamento rapido di diversi contaminanti, come per esempio le micotossine, i metalli pesanti, la diossina, i residui di pesticidi, nonché la qualità proprio dell'alimento, quindi le caratteristiche dell'alimento. E questi saranno degli strumenti assolutamente importantissimi, soprattutto se proprio perché verranno integrati nel packaging, nell'impacchettamento, perché questo significa che gli utenti finali avranno a disposizione diciamo, uno strumento per utenti finali si intende non soltanto i produttori o i venditori al dettaglio, ma anche proprio il consumatore finale. Potrà autocontrollare la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari freschi che trova nel banco. Certo. Infatti la nuova frontiera di questi anni è l'implementazione di etichette intelligenti, quindi etichette che Esattamente. potranno informare il consumatore finale, non solo, soprattutto a livello, immaginiamo, non so, dei supermercati, dei magazzini. Ricordiamo appunto che c'è attualmente un importante spreco anche di cibi e freschi Certo. e anche di imballaggi, quello che è proprio il consumo di plastica utilizzata per gli imballaggi alimentari. E l'introduzione di queste etichette potrebbe in qualche modo andare a favorire una diminuzione anche di quello che è uno spreco, insomma, consumistico al quale ormai siamo abituati nella nostra quotidianità. E quindi ancora di più va, secondo me, a fornire un input importante per quello che è la circolarità del progetto. Sì, la cosa che infatti non ho detto e che mi sembra di fondamentale importanza è che questo chitosano non solo è un materiale permeabile, quindi che teoricamente non dovrebbe creare un problema, diciamo, di sviluppo di funghi all'interno, diciamo, se ci fosse una contaminazione, ma è anche una sostanza che è commestibile, quindi è completamente riciclabile, ha tantissimi vantaggi da questo punto di vista. Uno dei maggiori problemi delle plastiche, dell'inquinamento delle plastiche, è la pellicola trasparente con la quale impacchettiamo i cibi, quelle microplastiche di cui si sta tanto parlando, ha una responsabilità molto forte in questo. Quindi questo potrebbe, diciamo,
alleviare un po' questi problemi di inquinamento. Certo. E, io ecco, pensando un po' anche a un altro filone di ricerca che qualche anno fa ha fatto tanto scalpore nel mondo della scienza. Non so se lei si ricorda, è stata identificata una specie di, diciamo di bruco di larva che era in grado di in qualche modo digerire e effettuare una bioconversione della plastica. Quasi, e quindi insomma il suo progetto mi ha fatto ricordare anche quest'altra notizia, no, riguardante la possibilità, la capacità di diversi animali, diversi insetti o specie animali in realtà di utilizzare le loro componenti enzimatiche per delle funzioni che, come appunto la conversione della plastica, che sono molto interessanti per quanto ci riguarda. Quindi la domanda si è pensato di in qualche modo isolare l'enzima che questi insetti utilizzano per diciamo, la produzione del chitosano ed eventualmente, non lo so, utilizzare le biotecnologie per incrementare e migliorare l'efficienza di questi enzimi? Sì, in particolare c'è proprio un dottorato di ricerca che è adesso in corso, che è appena iniziato su questa cosa, che riguarda appunto l'allevamento di questa Hermetia lucens, questo insetto bioconvertitore, del quale verrà sequenziato il genoma, ovviamente, e poi verrà implementata mediante appunto le biotecnologie, quindi con in buona sostanza delle modifiche genetiche, la possibilità di produrre non soltanto il chitosano, ma anche altre sostanze, perché questa Hermetia lucens è un insetto molto, come dire, versatile e quindi produce tante altre cose che potrebbero essere utilizzate, quindi di interesse. Quindi sì. Ci abbiamo pensato e spero che ci saranno presto dei risultati. Fantastico, siamo qui aspettando. Esatto. Io, tra l'altro, Serena, mi hai anticipato la domanda perché io sarei passato subito alle biotecnologie, alle fermentazioni o quant'altro, perché è un po' più quello che mi sto un po' più specializzando ultimamente. Prof, io avrei da farle invece una domanda. Mi è parso di capire che parte del vostro progetto, poiché è abbastanza innovativo e rivoluzionario, se me lo concede, quanto secondo lei è importante divulgare e promuovere tramite, ecco, anche un canale come il nostro, un progetto di questa entità? Dunque, la divulgazione su quelle che sono i risultati delle ricerche sono secondo me basilari nella ricerca. La ricerca non può essere uno strumento che ti consente di ottenere il risultato che puoi tenere e spendere per te. La ricerca secondo me deve essere pubblica e quindi è di fondamentale importanza che venga pubblicizzata. È chiaro che il progetto è iniziato il 15 settembre, quindi grandi risultati non ce ne sono, se non questa, diciamo, speranza che dia dei risultati importanti e utili per tutti, i consumatori compresi. Però se la domanda era se io sono favorevole affinché i risultati della ricerca siano pubblici, assolutamente, assolutamente.
fossero, ce ne fossero di docenti che la pensino così. No, mi chiedevo, non era una domanda programmata, ma perché da quello che ho intuito, preclude una fase del progetto, una sorta di cambio di paradigma nell'approccio produttivo vero e proprio. Cioè, nel senso, utilizzare, cioè sostituire i trattamenti chimici con dei trattamenti differenti in procedure che si fanno da tanto tempo, richiedono, la linea è molto lenta, richiedono un salto di paradigma. Io immagino un po' tutti gli operatori, quelli che stanno proprio, tra virgolette, in prima linea. E quindi secondo me è molto importante poter divulgare e promuovere questo tipo di progetti. La mia domanda nasceva proprio da questo. Poi, chiaro, sono contento del fatto che lei mi abbia detto che, essendo pubblico, va divulgato molto bene. Ecco, tutto lì. Sì, relativamente però agli operatori, immagino che lei si riferisca agli operatori privati, dei settori privati Sì. che operano nel campo della disinfestazione. Guardi che noi siamo in contatto con tantissimi di questi che addirittura finanziano le ricerche, perché, le ricerche sui composti naturali, perché ormai anche il piccolo, il consumatore finale, anche l'utente finale che ha un problema di insetti, non richiede più che gli venga utilizzato il DDT, cioè richiede che venga utilizzato un prodotto a basso impatto ambientale, possibilmente ecocompatibile e così via. Quindi anche le ditte sono molto favorevoli invece a una linea di prodotti, a linee di prodotti non di sintesi, ma più naturali possibili. Fantastico. Quando mi riferivo a quel lavoro nel quale abbiamo valutato la possibilità di utilizzare l'olio di aglio, che è un prodotto estremamente repellente, come tunnel odoroso che doveva repellere, lì c'era una ditta privata che era favorevole a questo, che normalmente fa trattamenti chimici, che invece era favorevole a questo tipo di intervento. Wow, quindi Wow. questo. È una bellissima notizia, perché magari ci dà speranza per un futuro affinché proprio i trattamenti biologici o trattamenti con molecole a funzione aggiunta che potrebbero appunto essere utilizzati in larga scala, la scala diciamo industriale e anche in contesti che a volte pensiamo in Italia, no? Sono un po' forse spaventati, no? Dall'idea di utilizzare forse dei composti appunto biologici, ma con proprietà aggiunte, come potrebbero essere appunto molecole ottenute dagli stessi enzimi che sintetizzano nell'insetto il chitosano. Quindi sicuramente è una speranza, secondo me, dal mio punto di vista, per la futura applicazione anche delle biotecnologie e della biologia. Certamente, sì. Sono d'accordo con lei. Sì. Fantastico. Bene, e se questo è tutto, professoressa Conti, noi la ringraziamo di essere venuta a farci visita. Ovviamente, quando vuole, ci tenga aggiornata, ci contatti, noi saremo più che entusiasti di ridarle tutto lo spazio che disponiamo, che abbiamo. E Serena, grazie di aver fatto le domande, di essere venuta qui.
Io con questa bellissima linea vi saluto al prossimo video, ringraziando tutti. Grazie, grazie a lei professoressa per la Grazie a voi. partecipazione. Grazie a Davvero. voi davvero.